Buongiorno amici, oggi faremo una prova dei nuovi vlog che voglio fare sul canale. Come potete vedere, c'è il nuovo giradischino della Digit Now che lo presento così senza fare troppi unboxing, che sinceramente non avevo voglia. Quindi niente, è un giradischi di fascia economica, niente di particolare, che però permette di registrare su USB, scheda SD, radio, direttamente ascoltando il vinile. Nulla di particolare, sono sincero, ho visto e usato di meglio. Comunque, per riascoltare i miei viniloni è più che ottimo. Ora metteremo un disco, si ascolta il disco, così anche fuori la presentazione, così un po' alla volée, e poi diciamo questo darà spunto per i prossimi video che verranno inseriti sul canale. Quindi partiamo. Ora vediamo un po' il vinilone, si abbassa. Buon ascolto. Il vinile, sempre il vinile, eh. Mamma mia, primavera 2001, questa è storia, grande discone, e per l'occasione ho scordato anche rispetto all'amplificatore della Technics, scordate del 2000, sono da farvi venire. Thank you.
storia. Extended. La musica qui mancava poco alla fine della musica in generale. E niente amici, allora riparte. Senti che basso, senti da volare. Questa è musica amici. E voilà, fini. Allora, e niente amici, spero vi sia piaciuto, è un video molto statico, niente di oh la madonna che video che ha fatto, no niente, era giusto per condividere, diciamo, gira dischino nuovo, la rispolverata del mio Technics V300 Mark II, che sta andando con le vecchie casse della Pioneer comprate all'epoca insieme a giradischi quando iniziai a comprare vinili nel lontano 2000. E niente, ora questa è una cosa molto veloce, comunque nei prossimi video farò una cosa molto più accurata, spiegherò un po' le cose, il periodo storico di quando ho comprato il vinile e spero che YouTube non mi blocchi. Comunque amici, spero il video vi piaccia e alla prossima. Ciao!